Io sono rimasto senza parole, ma c'è un piccolo, ecco, c'era stato un piccolo. Allora, ti vedo bene. Grazie. Rispetto all'altra volta sei molto più riposata. Ma Sì, ho avuto la possibilità di riposarmi un po', dedicare tempo a me stessa. oh, brava, mi piace. Io invece so sempre a giocare a golf. Sempre Tutte bravo. le volte vinco, ma ti rendi conto? In questa settimana ho guadagnato mezzo milione di euro con Incredibile. due partite, con un torneo qui regionale e ho battuto tutti. Vabbè, dai. Sei un genio è in tutto, non è un genio solo in una cosa. Se sei un genio, sei genio in tutto, quindi. Ora, io direi. Come riprendiamo l'altra volta, Bello questo romanzo, che bella è energia. proprio bello, vero? Ti dà energia, vero? Mi dà energia. Aspetta, ti leggo quello che è scritto nella quarta di copertina. Sandro Zerm, il protagonista, fa fare agli altri quel che lui vuole perché sa cosa vogliono fare gli altri. Questo romanzo è una medicina per chi soffre di cuore e uno stimolante per i depressi. Carino, Specialmente adesso, questa situazione dopo il Covid, la gente ha bisogno di queste medicine bravo per che tu non nominassi il Covid, però l'hai fatto. Allora, quando verrai in Italia, ti presenterò Valentine Devier. È una donna di una certa età, ma è un critico di fama internazionale. Te lo ripeto però, ma no, non te lo ripeto. Allora, è bellissima sta copertina. Attenta, prendiamo a caso un capitolo, cosa dici? sì. Mi hanno sparato addosso 5 volte. Cominciamo così. Cominciamo bene. tu sai che tutti i personaggi dei miei romanzi sono persone reali. Alonso, Attilio, Alida, Anastasia. Quello che guidava con un sigaro in bocca, il ragioniere, come si chiama? Filippo Ingiunzione. Sono tutti persone. Beh, Filippo è stato da noi 2 giorni fa, no? Capisci? Cioè, sono tutti tu Non stesso. c'è un limite, c'è cioè come sai, due mondi paralleli del romanzo Certo, e della certo. vita reale. Quindi sono le persone che tu puoi incontrare, non so, andando a prenderti un caffè al mattino, tu puoi incontrare quella persona che hai letto. La vita è davvero fonte di ispirazione molto più che non un libro, tranne i romanzi di Sandro Merz, che sono, diciamo così, vita e romanzo insieme. Allora, abbiamo detto pagina. 38, pagina 38. Ascolta bene, perché è molto divertente come sempre, come tutto. Mi hanno sparato addosso 5 volte, ti giuro. E la persona che veramente mi ha detto questa frase ha detto 3 volte. Mi hanno sparato addosso 3 volte. Io ho messo 5 perché bisogna sempre cambiare un pochino, però C'era qualcosa tuo. lui. Puntini, puntini, mi ha detto, mi hanno sparato addosso tra me. Ed è vero, perché è nella storia della cronaca di Padova e d'Italia. Quando posso, preferisco indagare da me, ma questa volta ho bisogno di uno poco conosciuto in città, uno che passi inosservato. Lorenzo vive a Milano e perfino là pochi ricordano ormai che lui, 10 anni fa, arrestò Facciadangelo, il capo dei capi della malavita, che è un fatto di cronaca vera. E questo Lorenzo è un Criminale, giusto? criminale famoso, ma forse uno dei più famosi dell'Italia dal dopoguerra. Sicuramente. Allora, so già che mi racconterà di nuovo come Facciadangelo era riuscito ad evadere attraverso la breccia che l'esplosivo dei suoi complici aveva aperto nel muro del carcere e come era arrivato a lui dopo aver pedinato Muso di Pietra, il maresciallo che era sul libro paga del grande boss. Quando
quando chiedo a Lorenzo se lui se la sente di venire a San Felix è la città di cui parlo anche nel prossimo romanzo e in tutti i romanzi, è un po' come il mondo adesso, cioè un mondo dove c'è una guerra strisciante. Quando chiedo a Lorenzo se lui se la sente di venire a San Felix, il detective sorride con aria di superiorità. Mi hanno sparato addosso 5 volte. Come dire, posso venire anche a San Felix. Bene, continuo, ma sei ancora qua. Ascolta, hai detto che sai colpire una moneta a 2 chilometri. Sì. E quindi proseguo, sai colpire una mela a 3 chilometri. Non l'ho mai fatto, ma credo di sì. Lorenzo, secondo il mio piano, il bersaglio si trova a questa distanza. Tra gli occhi c'è la distanza del diametro di una mela con al centro la radice del naso. È qua che bisogna mirare, perché sotto il vestito può esserci il giubbotto antiproiettili. Sì, certo, mi corregge Lorenzo, ma se l'uomo è a petto nudo io preferisco mirare al cuore. Bene, vedo che la teoria la conosci bene. Ed anche la pratica? Mi hanno sparato addosso 5 volte, ripete Lorenzo. D'accordo, proseguo, ma l'obiettivo in questione non si leva il giubbotto antiproiettile neanche sotto la doccia. L'uomo è passato attraverso le maglie dei servizi segreti di mezzo mondo. Lorenzo mi interrompe. Mi hanno sparato addosso 5 volte. Io, l'hai già detto. Lui, in che senso? Io, beh, avresti potuto variare dicendo che il rischio è il tuo mestiere. Ma gli uomini tutti di un pezzo sono fatti così e passo subito ad accordarmi con lui sul compenso. Casa mia ha l'aspetto di un fortilizio, con i muri esterni corazzati per resistere al fuoco di armi portatili. E per ora la situazione a San Felix non sembra richiedere lavori per difendermi da eventuali colpi di artiglieria. Tu sai, vero, che un conto è difendersi dai colpi di artiglieria, sì. Un conto è resistere ad armi portatili, anche un bazooka, sono 2 cose diverse. Tu le sai queste cose? Sì, perché quello è... la bazooka è quello che tu spari da vicino, cioè... Spari è l'arma portatile più potente. Infatti io nel romanzo che uscirà fra poco vado in giro con un bazooka, perché a San Felix, Padova sarebbe, la situazione è arrivata a questo punto qua. Sì. Sta per arrivare, dai, facciamo così, da settembre. Allora, casa mia ha l'aspetto di un fortilizio con i muri esterni corazzati per resistere al fuoco di armi portatili e per ora... La situazione a San Felix non sembra richiedere lavori per difendermi da eventuali colpi di artiglieria. Se lo zio dal quale ho ereditato, tu sai che il palazzo l'ho ereditato dallo zio, se lo zio passasse di qua non riconoscerebbe più il suo palazzo. L'interno invece è rimasto intatto ed anche Annetta, tu ti ricordi che Annetta, no? Sarebbe la mia governante, ed anche Annetta, già governante del mio antenato, è sempre la donna impassibile di un tempo, sebbene dopo la guerra civile la sua faccia sia diventata più dura. Del resto Annetta non esce mai senza la sua semiautomatica nella borsetta e, come ogni buon pistolero, ha imparato a smontare e pulire il suo mini revolver una volta al mese affinché sia funzionante al momento del bisogno. Tu te ne intendi di armi? Pochino. Poco, solo così, guardando nel film di altre persone, però mai nella mia borsa. Il film è la realtà. Allora, un'arma bisogna pulirla una volta al mese. E tu non puoi andare dall'amico a fartela pulire, devi imparare da te. Perché se tu non la pulisci potrebbe incepparsi. E incepparsi vuol dire che l'altro ti spara addosso. Oppure vuol dire che ti potrebbe esplodere in mano, che non è simpatico, vero? Non è simpatico. Quindi bisogna, come si dice, trattarla bene. Hai detto bene, bisogna trattarla bene. Ed adesso anche la mia mazza da golf. Io la passo col, come si chiama? La passo con un olio, perché sono i minimi particolari che determinano la vittoria o la sconfitta. Allora, andiamo avanti un pochino ancora. Del resto Annetta non esce mai, eccetera.
Anche dopo la sparizione di Angelina, vedi che Angelina torna sempre, ho lasciato al suo posto tutto ciò che mi ricorda il passaggio della ragazza in questa casa. Sono passati 4 anni da quando se n'è andata. 4 anni che corrispondono al periodo più sfocato della mia vita. Sono vissuto per riempire il vuoto lasciato da Angelina come per curare questa ferita aperta. E il non sapere il vero motivo della sua fuga non ha permesso al tempo di cicatrizzare la ferita. Già prima era accaduto che Angelina sparisse per qualche settimana, ma poi era sempre ritornata. Con lei nulla è mai stato scontato, ed ora la speranza di un suo ritorno è appesa proprio alla sua natura imprevedibile. Oggi a mezzogiorno mi devo incontrare con Lorenzo, che ha subito iniziato le sue investigazioni. Lui è uno che spacca il minuto, ma oggi è in ritardo. Aspetto un po' e poi vado alla locanda dove il detective ha preso alloggio. Qua parlo con l'albergatore che, consultate i registri di giornata, mi guarda da sopra le lenti. L'uomo che lei sta cercando ha dormito nella sua stanza, la numero 10, 3 giorni fa e da allora non l'ho più visto. Ringrazio e corro da Attilio perché inizio subito le ricerche e per lo stesso motivo corro da Barnaba, e Sergio, ma quando faccio per suonare mi accorgo che i due stanno girando l'angolo, che raggiungo di corsa per poi accostarmi con passo felpato fino a sentirli discutere animatamente. Che bello questa parte. Allora, ascolta, ti volevo leggere. C'è un po' anche di romanticismo anche nella parte di armi, no? Nel capitolo dei armi c'è un po' di romanticismo. Bello. Nella realtà, se uno ama ad esempio una donna e quella donna è in pericolo, e in questo momento in tutto il mondo, in due terzi del mondo si spara. Anche qui in Europa ci sono tanti stati dove si spara. E qui in Europa si becca. Ma anche in, come si chiama? Lo stato dove ci sono stati, dove c'è stata l'unico genocidio del dopoguerra in Europa, come si chiama? Dai, vicino alla Croazia e Slovenia. La Bosnia e Erzegovina. In Bosnia e Erzegovina si spara. Non appare sui giornali, Kosovo, si spara. In Kosovo si spara. Tu sai che il Kosovo ha una situazione particolarissima, per cui sostanzialmente è uno stato fallito, però l'Europa l'ha preso sotto la sua protezione perché non si può avere un focolaio qui nel cuore, capisci? Ce n'è già tanti. A Cipro, la guerra con Turchia, no? La Turchia, in Libia, che è qui a 2 passi, Algeria, Marocco. Israele, ma quelli sono in guerra da sempre, quindi è la regola, però... Pensa un pochino, la guerra lampo, che tu pensa quel povero popolo... Ucraina, da noi anche. No, forse abbiamo ancora la guerra. Sì, ma io non voglio parlare di lei, perché lei, poveretta, già ci pensa la sua, giusto? Per questo tu devi venire in Italia, hai capito? Perché così ogni tanto vieni e vedi volare le pallottole in Italia, che sono più... divertenti. Impalpabili. Ascolta. Allora, questi ultimi minuti vorrei approfittare e leggere. Tu questo l'hai, come si dice, già letto e studiato, vero? Implosione. Eh? Implosione, mi piace implosione questa. Attenta, te lo leggo perché sta per uscire, questo è il numero, il saggio numero 3. Puntini. Sta per uscire il numero 4. Ma io quasi quasi leggerei questo. Evviva i vecchi. Capitolo 10. Dai, ho aperto a caso. Pagina 94. Evviva i vecchi. Abbasso i giovani. Restare o scappare. No. Bella combinazione. 94. 94.
94. E sembra una coincidenza, però in realtà non è una coincidenza. No, il mondo, attento, lo stato di necessità, evviva i vecchi, capitolo decimo. È quasi mezzanotte e mi sono ripromesso di terminare entro oggi, domenica 10 maggio 2020. Non mi resta che rinviare alla prossima relazione semestrale questi concetti. Le fiabe finiscono sempre bene. La banderuola gira dove gli conviene. L'ipocrisia nasconde la spietatezza della realtà. L'ingenuità di chi vuol cambiare il mondo a mani nude finisce sempre come la crociata degli straccioni. Tu ti ricordi la crociata degli straccioni? No. Era quella famosa crociata indetta da un papa in cui sono partiti dall'Italia qualcosa come 100.000 uomini disarmati, sì, avendo fiducia nella loro fede, erano bambini, uomini, donne, vecchi, eccetera, senza armi, li hanno sterminati tutti. Prima, perché appena hanno messo piede... Senza nessuna protezione l'hanno... Appunto, cioè, nella storia si chiama la crociata degli straccioni. Il cinismo di chi vuole cambiare il mondo a mano armata o finisce sotto il generale Franco o sotto il maresciallo Tito. Il cinismo di chi vuole cambiare il mondo a mano armata o finisce sotto il generale Franco o sotto il maresciallo Tito. Tutti e due, a loro modo, sono però dei personaggi che in qualche modo hanno conservato la pace dopo che l'hanno imposta col sangue nel loro territorio. Capisci? Vabbè. Sì, però non è un esempio per seguire, nel senso che comunque conquistare pace si può con altri strumenti. Lo dico in 300 pagine. Allora, attenta, questa pandemia colpisce tutti gli stati e dunque non ci sarà, né potrebbe esserci, un secondo piano Marshall. La gente dice, arriverà un secondo, ma che piano Marshall? Nella seconda guerra mondiale c'erano dei vincitori e dei vinti. Il territorio degli Stati Uniti non è stato colpito da una sola bomba. Non è stato colpito? No, questo è il fatto. Le industrie degli Stati Uniti nel 1945 erano perfettamente funzionanti. Per questo gli Stati Uniti hanno potuto finanziare in deficit. E tu nota che io spiego nel libro che uscirà, io spiego che un finanziere italiano, quello che ha fondato l'attuale banca più grande del mondo, ha messo i soldi, perché ricordati che le guerre sono finanziate dai banchieri. Anche gli Stati Uniti d'America hanno preso i soldi dalla Banca d'America, che era allora presieduta dal banchiere Giannini, italiano, ma si sa che gli italiani sono dappertutto, nel bene e nel male. Giannini è nato là da un padre che è partito in cerca di fortuna. Quindi lui, come cittadino americano, è stato l'uomo che ha finanziato il piano Marshall. Cioè, la gente queste cose non le studia, hai capito? Perché la gente non studia, la gente chiacchiera. Allora, attenta, in questa nuova era sarà dominante il principio dello stato di necessità. Sì, ecco qui, Cucciolo, ricordati che a pagina 94 c'è un sì, segnatelo per favore, correggeremo la cosa. Sì, proprio quello di cui è l'articolo 54 del codice penale. E qui lo riporto. Tu te lo studierai perché è uguale in tutti i codici, anche nel tuo. A maschi giovani, avrei voluto dire evviva i vecchi, ma l'avevo già detto. In questi giorni, Bernie Ecclestone, ex pilota di Formula 1, inglese come la regina Elisabetta II, è diventato padre all'età di 90 anni. Così ora ha 4 figli. Ecclestone ha il triplo dell'età della moglie ed anche il triplo dell'energia di un giovane drogato medio. Io
nel mio saggio, adesso stiamo per finire, dico che i giovani di oggi per metà sono drogati, per metà, per non dire di più. Sì, purtroppo. E passando davanti al giornalaio, ho letto sulla locandina, non compro mai un giornale perché sono tirchio, che una padovana di 96 anni è guarita dal virus e sta benissimo. Due punti. Deve essere quella signora che incrocio spesso in bicicletta davanti al Caffè Pedro. Ma sì, chi pedala e mangia sano non ha paura del virus. E puntini, puntini, dai. Allora. Una combinazione di informazioni oggi, veramente. Proprio una saggezza che deriva da vari settori. Dall'esperienza, dall'esperienza. Ecco, questo è un saggio scientifico, cioè ogni frase che io scrivo è argomentata, in modo tale che uno può dire, ma guarda che il ragionamento qui fa un salto logico. Ecco, se tu trovi un solo salto logico, non so. Allora devi seguirlo. Segno per 100.000 euro. Va bene. No, un salto c'è altri salti, sai? Se tu vedi la verità, lo percepisci e lo segui, perché tante persone dicono, ma come posso credere a questo romanzo, a queste parole, a questo salto? Allora, fermati, qua è romanzo, è un discorso letterario, qua è scienza, quindi qui uno non deve credere, deve ragionare se ha la testa per farlo. Se ha la testa, sì. Se non ha la testa per farlo, affari suoi. Posso dirti, tu quando vedi passare un cane, cosa dici? Poveretto. No, dico che bello, che carino. Bravo. Però voglio dirti, un cane è un cane. Sì. Un uomo è un uomo. Però fra gli uomini ci sono quelli che sanno usare l'intelligenza, quelli che non la vogliono usare, quelli che la usano per fregare gli altri, eccetera. Ecco, la scienza prescinde da tutto questo. La scienza è logica scientifica, è filosofia della scienza. Punto. Ascolta, allora, ci salutiamo e poi un secondo parliamo. Un secondo solo. Sì, ti ringrazio. Questa splendida, questo splendido incontro con questa energia, con questa saggezza e ispirazione che mi hai dato. Te le ho dettate io, vero, ste parole qui? Ti capito tu, ho letto qua. È dal cuore. Ciao, caro. Ciao. Ciao.